Spazio elettorale con Andrea Gerosolimo, candidato alle elezioni regionali per la lista Abruzzo Civico a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Luciano D'Alfonso. Gerosolimo, innanzitutto il perché di questa sua collocazione Abruzzo Civico e perché a sostegno di D'Alfonso? Il rapporto con Luciano D'Alfonso risale oramai da oltre 10 anni e dal 2001 che c'è un rapporto personale abbastanza forte. Luciano mi ha fortemente voluto in questa competizione elettorale e io non ho esitato a dirgli di sì. Mi ha dato la possibilità di scegliere in quale lista essere collocato, proprio per avere la possibilità anche di fare delle valutazioni in merito alle possibilità di raggiungimento del quorum. Abbiamo optato per la scelta, per la lista di Abruzzo Civico, perché riteniamo che sia una lista nella quale provengono diverse realtà del mondo della nostra regione e sia una lista di assoluto livello in termini elettorali. La presenza di altri candidati, come ad esempio, tra gli altri voglio ricordare Daniela Stati e Gianni Anastasio, ci mette al riparo da eventuali rischi del quorum. Io credo che sia stata la scelta migliore. L'altra opzione sarebbe stata Regione Facile, che è la lista strettamente collegata al Presidente. Io ho già avuto modo di dire in occasione della mia presentazione della candidatura che Luciano mi aveva dato la disponibilità anche a far parte di quella lista. Negli ultimi giorni abbiamo optato in Abruzzo Civico proprio perché è una lista puramente civica che non ha riferimenti politici veri e propri e che è il frutto di un insieme di associazioni di provenienza di vario tipo e di anche esperienze politiche di natura diversa. Gerosolimo, parliamo della sua esperienza nella provincia dell'Aquila. Lei è consigliere provinciale. Quali sono i risultati che ha ottenuto in tutti questi anni? Innanzitutto io voglio ringraziare ancora una volta i miei elettori che mi hanno dato la possibilità di avere avuto appunto l'onore e l'onere di ricoprire la carica di consigliere provinciale e di rappresentare questo territorio all'interno dell'amministrazione provinciale. Mi hanno dato la possibilità, grazie ad un largo consenso ottenuto nel territorio di Sulmona e del resto del collegio che mi ha eletto. E in provincia io devo dire di aver fatto un'esperienza assolutamente positiva, sia in termini di crescita politica, ma anche in termini di rapporti personali e umani. In provincia abbiamo costruito rapporti dal punto di vista umano molto molto forti e grazie anche a questi abbiamo raggiunto, ritengo, risultati molto importanti. Io faccio dei riferimenti velocissimi, ad esempio quando in occasione della variante alle norme tecniche in attuazione del nucleo industriale, dopo mesi siamo giunti a restituire a Sulmona e al suo nucleo industriale uno strumento attraverso il quale le aziende che già ci sono e che auspichiamo nei prossimi anni potranno tornare, sicuramente saranno facilitate nella loro attività. Mi riferisco ad altri risultati come ad esempio i due poli scolastici che sono stati istituiti in occasione del piano di dimensionamento scolastico 2 anni fa. Questo lo dico anche grazie a due ottimi professionisti come Caterina Fantauzzi e Massimo Di Paolo, grazie ai quali, io ci tengo a dirlo, abbiamo raggiunto un risultato secondo me importantissimo per Sulmona: l'istituzione di due poli scolastici, quello tecnico-scientifico e quello umanistico,
che oggi vantano 1200-1300 alunni di media e che rappresentano una garanzia nell'ottica futura per Sulmona, sia in termini di stabilità organizzativa, sia in termini dei percorsi didattici che ci saranno al loro interno. Faccio un riferimento anche agli interventi fatti sulle strade e sulle scuole, al milione di euro ottenuto in occasione dell'ultimo Consiglio provinciale sul bilancio, quando è stato sottoscritto unitamente a me, lo hanno fatto altri consiglieri provinciali marsicani, un emendamento di 1 milione di euro esclusivamente per la Valle Peligna, teso a migliorare la viabilità del nostro territorio. Mi riferisco in merito alla cultura, io ho un vecchio pallino, che è quello, noi abbiamo una delle piazze più belle d'Italia, che è Piazza Garibaldi. A me piacerebbe tantissimo istituzionalizzare un evento, una volta all'anno, che permetta una presenza di 20, 30, 40 mila persone su quella straordinaria piazza. Voglio ricordare 2 anni fa, l'evento di Necche, che dopo anni e anni ha portato a Sulmona una presenza di 20 mila persone, 15 postazioni commerciali, investimenti per decine di migliaia di euro di privati, con il contributo fondamentale della provincia. Voglio potrei ricordare anche ulteriori interventi e risultati raggiunti. Io voglio ricordare anche, importantissimo sull'agricoltura, la convenzione fatta tra la provincia dell'Aquila e il Consorzio di Bonifica, una convenzione che prevede lo stanziamento di 125 mila euro l'anno in favore del Consorzio di Bonifica per la riduzione del rischio idrogeologico e per il miglioramento del funzionamento dei canali del Consorzio di Bonifica. Ecco, io credo che questi, tra gli altri, insomma, questi credo che siano i più significativi e importanti, credo che siano risultati raggiunti che permettono di avere avuto, diciamo, questo territorio, hanno permesso a questo territorio di fare un piccolo passettino in avanti rispetto al passato. Ecco, partendo appunto da queste sue esperienze, da queste attività, come dare continuità a tutto ciò e quali sono le sue idee da portare in regione? Noi abbiamo messo su una squadra fatta di decine di ragazzi, decine di professionalità che hanno lavorato tantissimo. Più che sul programma, perché poi il programma, voglio dire, è qualcosa di più ampio che compete comunque all'amministrazione regionale nella sua interezza, ma in particolare sulle idee. E di idee ne hanno avute e ne ho avute diverse, diciamo così. Ho un vecchio pallino che è ad esempio quello dell'agricoltura. Il nostro è un territorio che non sfrutta assolutamente l'agricoltura. Abbiamo in tutta la regione il 30% di fondi che sono completamente abbandonati. Il nostro impegno è quello di far sì che nell'arco dei primi 2 anni di legislatura il 70% di quei fondi venga riutilizzato per far sì che prodotti tipici del nostro territorio possano fare sicuramente da volano per l'economia di questo territorio. Un'altra idea è ad esempio quella del bollo auto e della rimodulazione del bollo auto. Io ho avuto e ho la fortuna di girare, grazie a questi rapporti che ho creato, di girare in lungo e largo l'intero territorio provinciale. Noi abbiamo un territorio provinciale che ha una peculiarità, quello di essere prevalentemente montano. Per spostarsi da Pescasseroli a Sulmona ci vuole un'oretta e un quarto, per spostarsi da Castel di Sangro a Carzoli ci vogliono quasi 2 ore. Io ritengo che un segnale
alle persone che vivono in questi paesi e che vivono lontano dai centri principali, che possono essere innanzitutto la nostra provincia, L'Aquila, Pescara, ma anche Sulmona e Avezzano, io ritengo che vada dato un segnale. Quindi, ad esempio, la rimodulazione del bollo auto in favore dei residenti di questo territorio sarebbe un bellissimo segnale, soprattutto perché oramai purtroppo i tagli che ci arrivano dal governo sono sempre maggiori e un segnale in questo senso sarebbe veramente una boccata d'ossigeno per questi territori. Abbiamo tantissime altre idee che sicuramente saranno realizzate. Il mio impegno, i cittadini lo sanno benissimo. Io non sono uno che, qualora dovesse essere eletto, andrà lì, ad alzare semplicemente la mano. Si farà sentire, come ho fatto con, l'amministrazione provinciale e con il presidente Antonio Del Corvo. Il mio amico Luciano D'Alfonso sa benissimo che rappresenterò in qualche modo la spina nel fianco della sua amministrazione regionale. Se il presidente darà segnali forti su questo territorio, non ci sarà assolutamente alcun problema. Gerosolimo, le elezioni regionali sono elezioni difficilissime, lo dimostra il fatto che per tanti anni questo territorio non ha avuto un rappresentante a regione. Quali sono le sue aspettative? Il nostro territorio sono 15 anni che non esprime un consigliere regionale, sono 19 anni, credo 20 anni che non lo esprime di maggioranza. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Io voglio ricordare che le due più grandi opere infrastrutturali effettuate su questo territorio da parte della regione sono state il parcheggio coperto a Sulmona e lo svincolo subito dopo l'autostrada tra Pratola e Rocca Casale, opere per miliardi e miliardi di euro e che sono state realizzate quando questo territorio esprimeva addirittura due autorevoli esponenti come Delfio Manasseri, che allora era assessore regionale ai lavori pubblici, e Gian Vincenzo D'Andrea, che era il capogruppo dei DS in consiglio regionale. Io credo che non è un caso che da allora non sono stati fatti più investimenti. Credo che sia arrivata l'ora di dare una risposta a questo territorio attraverso una risposta dello stesso territorio e dei cittadini. Una risposta che possa permettere di eleggere non solo un consigliere regionale. Io credo che ci siano i presupposti per eleggere due consiglieri regionali. Questo lo dico perché sono, come in tanti sanno, io sono un attento osservatore e studioso dei fenomeni elettorali. Questa volta i candidati in Valle Peligna sono veramente pochi rispetto alla Marsica e se siamo bravi ci sono queste possibilità. Nel passato è accaduto, l'ho detto poco fa, ad esempio con Gian Vincenzo D'Andrea e con Delfio Manasseri, è accaduto con Franco La Civita e Mario Pizzola, è accaduto altre volte. Io credo che se siamo bravi e se questo territorio avrà la forza di non disperdere il consenso in candidati, su candidati di fuori, io sono pronto a scommettere che questo territorio tornerà ad eleggere sicuramente uno, se non due, consiglieri regionali. L'appello che faccio a tutti i cittadini è quello di votare i candidati locali, di votare i candidati locali che hanno realmente le possibilità di farcela. Questa è un'occasione che torneremo ad avere tra 5 anni. 5 anni sono lunghi, non ci possiamo permettere il lusso di perdere ulteriori 5 anni. Bene, ringraziamo Andrea Gerosolimo, concludiamo qui questo spazio elettorale con Andrea Gerosolimo, candidato alle elezioni regionali nella lista Abruzzo Civico a sostegno del candidato presidente del centro-sinistra Luciano D'Alfonso. Grazie Gerosolimo e buona campagna elettorale. Grazie a voi.